solitamente è meglio raccogliere alla nascita e donare il sangue placentare nelle banche pubbliche. La donazione solidaristica del sangue placentare consente di effettuare in tutto il mondo oggi trapianti di cellule staminali ematopoietiche sia per pazienti pediatrici che adulti affetti da malattie ematologiche maligne e non maligne. Il primo trapianto di cordone è stato effettuato più di 30 anni fa e ancora oggi che è stato trapiantato 30 anni fa porta i benefici ottenuti grazie a questa procedura. Quindi certamente la donazione del cordone va sostenuta e portata avanti con forza.